Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video dobbiamo andare a scuola. Esattamente, Rotomdex ci ha appena detto che dobbiamo andare a scuola, quindi noi ci andremo. Ecco qua. E vediamo cosa ha in serbo il professor Kukui per noi quest'oggi. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Intanto abbiamo Lusamin qui. Non è una bella cosa, insomma. Ecco fatto, oggi andremo a visitare l'Ether Paradise, perfetto. È piena di Pokémon selvatici, e Miss Lusamin, la signorina Lusamin, è a capo di quel posto. Ok, sono sempre volenterosa di fare delle cose belle per la mia piccola bambina. Questa gita sarà fantastica. Quindi andiamo alla barca di Hawoli, perfetto. Quindi dovremmo andare all'Ether Paradise, effettivamente. Ebbene sì. A questo punto però, prima di andare all'Ether Paradise, vorrei poter catturare un Pokémon. Un Pokémon che dovrebbe trovarsi, se non ricordo male, qui sopra. Nel percorso 3, se non sbaglio questo. No, percorso 2. Vediamo, vediamo se è qui. Vediamo se salta fuori da qui. Non è Tauros. Quindi, fuga. Vediamo un po', Facciamo giusto qualche tentativo. Non è Wimpod. Fuga. Non è nemmeno Beedrill. Fuga. Facciamo altri due tentativi. Non è Charjabug. Fuga, 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 vediamo un po'. Nope. Allora, faccio 5 tentativi anche nel percorso 3, perché potrebbe essere che fosse lì quel Pokémon. E percorso 3 è quello che c'è esattamente qui sopra, appena di fianco alla scuola. Qui. Quindi vediamo se c'è quel Pokémon, perché serve per uno scambio che faremo alla fondazione Ether, all'Ether Paradise. E se non abbiamo quel Pokémon, diventa un po' difficile ottenerlo senza lo scambio. Quindi vediamo se te lo troviamo qui. Ah, vedendo il tipo di Pokémon che si trova qui, ovvero un Rattata di Alola, può darsi che sia qui, effettivamente, quel Pokémon che cerchiamo. Vediamo, Non è Mudbray. Dai, No, continua ad uscire Rattata di Alola. Fuga. Ultimi due tentativi, poi in caso me lo faccio io fuori dalla parte, vi dico che Pokémon è, vi dico cosa serve e voi potete farlo a vostra volta. Dai, ultimo tentativo, vediamo se salta fuori. No, è uscito un Diglett di Alola. E niente, è andata così. A questo punto andiamo alla fondazione di all'Ether Paradise. Comunque il Pokémon che stavo cercando era Pichu di Alola, perché se voi catturate un Pichu di Alola potete scambiarlo con Togedemaru alla fondazione Ether, all'Ether Paradise. Se non volete usarlo, non volete prenderlo tramite scambio, Togedemaru, dovrete aspettare, se non sbaglio, fino alla zona Safari. Allora, qui possiamo andare quindi all'Ether. Eccoci qui. E possiamo iniziare ad esplorare Ether Paradise. Allora, qui c'è un po' di erba e c'è uno strumento. Vediamo anche che Pokémon saltano fuori, Stuffle. Pokémon nuovo. Prendiamolo. Abbiamo già catturato la sua evoluzione, se ben ricordate. Quindi questo ci permetterebbe di almeno colmare il buco. Ecco fatto. Preso. Perfetto. Qui troviamo Snorlax, un'altra MT. Buono. Vediamo un altro Pokémon selvatico che salta fuori. Jigglypuff. Fuga. Ultimo Pokémon selvatico di questa erba alta ed è Bounce Weight, che potremmo effettivamente catturare.
Per farlo evolvere subito in Steenie? Dato che c'è uscito, tanto vale prenderlo. Ecco fatto. Perfetto. Poi, qui invece abbiamo un altro strumento. Andiamo a prenderlo. Oh, si trovano pure ditto qui. Interessante, eh? Fuga. E qui c'è Groundium Z, quindi non volete assolutamente perdervi questo strumento. Allora, qui dietro c'è qualcosa di nascosto, non credo. A questo punto possiamo entrare al Leather Paradise. Benvenuto a Letter Paradise, ci dice Faba. Faba in italiano, come viene tradotto, che voi sappiate? Scrivetemelo nei commenti in caso. Il resto della classe è arrivata più presto di te e stanno facendo un tour in giro per la costruzione ora. Il mio nome è Faba e mi è stato detto di to check out this rare Pokémon you own. Ah, ok, di controllare quel Pokémon raro che porti con te, quindi Cosmog. Guardalo come lo controlla, tutto fiero. Farò dei test su di lui. Vedi se riesce a trovare la tua classe. Ok. Allora, qui abbiamo un box. Direi di accenderlo. Ecco fatto. E iniziare a mettere giù Poplio. Dovrebbe andare qui, giusto? 728, sì. E anche Staffel. Qui. Ecco fatto, altri due Pokémon che possiamo depositare. E già che ci siamo anche Bonsuit. Ecco fatto. Perfetto. Poi esploriamo un po' questa zona, eh. Ok, evita la stanza della signorina Lusamin. Ok. Sei qui per disrupt me? Cosa? Sei qui per disrupt? Non sono sicuro di come venga tradotto. Quindi non dirò niente, piuttosto di dire una cavolata. Allora, contro Dugtrio manderò Torracat. E Dugtrio è un po' un palo in quel posto, per la mia squadra. E infatti Manitudo mi fa malissimo. Firefang, niente da fare. E lo dicevo che Dugtrio di Alola è davvero un dito in quel posto, ma andiamo Pikachu. Vai, Brick Break. Perfetto, Rockruff sale a livello 31. Sliggo. Contro Sliggo voglio mandare Rockruff. E andiamo di Rock Tomb. Ok, Dragospiro, ancora Rock Tomb. Però che culo, eh. Andiamo di ricarica totale. Ah, ha pure Hydro Pulsar. Interessante. Andiamo di Rock Tomb. Bene, abbiamo sconfitto Teddy. Ora possiamo curare i Pokémon qui? Nope. Forse tu mi puoi curare i Pokémon allora. Sì, perfetto. Lui ci cura i Pokémon. Tu cosa vuoi? Lavorare qui è davvero figo? Ok, qui troviamo una caramella rara. Appoggiata sul tavolo, proprio carina come cosa. Meglio stare attenti, qui ci dice. Attenzione. Tu sei un allenatore, sì. Dove pensi di stare andando? Effettivamente questi vedono un ragazzino che corre in giro per il laboratorio e giustamente lo fermano. Ok, andiamo di Rock Tomb. E lui ci ha usato la carineria. Andiamo ancora di Rock Tomb. E ancora di Rock Tomb. Bene così. Lumineon, lasciamo in campo Rockruff così che prenda un po' di esperienza e cambiamo subito Pokémon, mandando in campo Rowlet. Leaf Blade. Ah, però resiste Lumineon, eh? Andiamo di Shadow Claw allora.
Bene, Rockruff sale a livello 32, vorrebbe imparare Rock Slide. Ma non l'avevo, non gliel'avevo già tolto Rock Slide. Sì, gliel'avevo già tolto Rock Slide in qualche modo. No, forse era Rock Throw che gliel'avevo tolto. Ma Rock Slide gliela posso mettere al posto di Howl. Ma anche no, dai, lasciamolo così, via. Feather Dance invece no, non la voglio. Ok, no, non vuole che Rowlet si evolva. Andiamo a dare un'accuratina veloce ai Pokémon, dato che il tizio che cura i Pokémon è qui. E proseguiamo. Salve. Aiutami a testare questa cosa. Vediamo cosa vuole testare il signor Ashton. Ashelgon? Complimenti. Allora, andiamo di Rock Tomb così da diminuirgli la velocità intanto. Anche lui ce l'ha diminuita, ok. E poi va di Sgranocchio. Ancora Rock Tomb. Guarda che culo. Cioè io non davvero non ci credo. Full Restore. Crunch, ok. E andiamo poi di Rock Tomb di nuovo. Perfetto, poi Trambic. Lasciamo Rockruff. E andiamo di Rock Tomb. Super efficace, buono. Perfetto. Grazie, prego. Ora, tiriamo un bel po' di pozioni sul nostro Rockruff. Ecco fatto. Così magari aumenta pure l'amicizia un po' di più. Poi, qui troviamo uno strumento. Max Revive. Ok. Salve. Ti sei perso? Nope. E Arin manda in campo Mach di Alola. Che brutto Mach di Alola, ragazzi, madonna. Cosa gli è venuto in mente? Allora, cambiamo Pokémon. E mandiamo Torracat. Ah, perfetto, si è buggato. Però fortunatamente non è crashato. Non so cosa abbia cercato di fare. Ah, vediamo un po'. No method error. Cioè, probabilmente quando prova ad attaccare quel Mach si bugga il gioco. Perché il gioco non riesce a riconoscere che sta attaccando, credo. Vediamo se buggerà ancora, sì. E quindi non attacca. Ok, speriamo che questa battaglia finisca in fretta. Perché di star qui a fare così non ne ho la più minima voglia. Ecco fatto. E Max se n'è andato. Ok, questo mi ha ricordato che è bene salvare in questa ultima parte di Fire Rush perché il bug è dietro l'angolo e soprattutto il crash è dietro l'angolo. Full Restore, qui non possiamo leggere nulla, peccato. Qui magari sì, nope. E qui c'è una ragazza. È Burnett. Ciao Glacial, stai vivendo con Kukui, vero? Il mio nome è Burnett. Mi concentro sulla relazione tra i Pokémon e le altre dimensioni. Ah, però. Qualcuno ha detto ultra creature? Continuiamo con Rowlet, con Rockruff davanti, volevo dire. Stai andando nel mio ufficio? No. Danny, chiamando in campo Parasect. Ok, andiamo di Rock Tomb, super efficace. Fury Cutter, ok, Rock Tomb di nuovo. Perfetto, poi Vibrava. Cambiamo Pokémon con Vibrava e mandiamo Rowlet. Vai di Leafblade. E ancora Leafblade. Poi Driftblim. Mandiamo Torracat. E andiamo di Fire Fang. Perfetto, tentenna. Poi acrobazia. Ah, di pochissimo non morirà in questo turno, peccato.
Beh, andiamo ancora di acrobazia. Thoraket sale a livello 33. E possiamo proseguire. Tu mi sfidi? No. Benvenuto all'Ether Paradise. Dimmi se posso aiutarti con qualsiasi cosa. Intanto mi fotto la pepita. Poi ne riparliamo. Attenzione, vorresti scambiare Pichu per Togedemaru? Assolutamente sì. Attenzione! Questa volta si è buggato del tutto. E come vi dicevo, il bug è dietro l'angolo, quindi... Ok, rifacciamo velocemente questa battaglia e non parliamo a quel tipo. Ok, lui aveva tre Pokémon, Parasect e gli altri Pokémon, perfetto. Quindi rifacciamola. E andiamo poi a non parlare a quel tipo, che sarebbe tra l'altro quello che ci servirebbe per lo scambio di Pichu e Togedemaru. Quindi niente, dovremo aspettare di arrivare alla zona Safari per ottenere Togedemaru. Ok, Vibrava, cambia Pokémon. Dove andiamo? Rowlet. Ah, ho sbagliato, vabbè. Andiamo comunque di Rock Tomb allora. Toglie così poco? Azz. Posso sostituirlo? No, mannaggia. Qua è brutta. Qua la vedo brutta per il nostro Rockruff. Andiamo di limonata. Poi andiamo di Super Potion. Tutto questo tra l'altro sta succedendo perché il gioco si è buggato. Prima eravamo andati lisci con questa sfida, adesso invece sta andando così. Andiamo di ritorno. Ok, andiamo di limonata. Oh, finalmente ci siamo liberati dalla tempesta di sabbia. Ritorno ora, dovrebbe ucciderla, sì. Poi Drifblim, cambia Pokémon. Mandiamo Torracat. E andiamo di Firefang. Perfetto, ha tentennato di nuovo. Allora andiamo ancora di Firefang, magari tentenna ancora. Sì, perfetto. E infine acrobazia. Livello 33 per Torracat. Ecco, ora non parliamo a questo tipo, ma andiamo solamente a prendere questa nugget. E andiamo via da qui. Ora, lotta in doppio. Prima di questa lotta in doppio, io andrei molto volentieri a darmi una curata qui. Ecco fatto. Poi, per la lotta in doppio, userei Torracat e Rowlet. Non Rockruff perché ogni volta che metto in campo Rockruff in una lotta in doppio viene focussato malissimo, cioè tutti si concentrano ad attaccare solamente lui. Non capisco per quale motivo, quindi basta, non lo metto più nella lotta in doppio, anche perché altrimenti continua a morire come niente. Willington e Billington, ok. Electabuzz e Magmar. Allora, Fire Fang su Electabuzz e... Leaf Blade su Ele... No, però mi sembra che sia poco efficace. Andiamo di Shadow Claw su Electabuzz. Vabbè, buonanotte. Ma cos'era sto doppio focus? Ma scusa. Un doppio focus cattivissimo. Tocca mandare in campo Rockruff. E andiamo allora di Fire Fang su Electabuzz e Rock Tomb su Magmar. Cioè, guarda che danno che fanno. E niente, dai, mi ha pure mancato l'attacco. Ci credo. Allora, Torracat deve fare Fire Fang su Electabuzz, mentre a Rockruff do una limonata di nuovo, sperando che non muoia in questo turno. Thunder Punch un'altra volta. Questa volta però Fire Fang attacca, buono.
Però Craft sale a livello 34. Ora però qual è il problema? È che Thoraket attaccherà dopo di tutti, quindi andiamo di acrobazia e andiamo a curare un'altra volta il nostro Rockruff. Eccolo qua, Flame Wheel, acrobazia. Perfetto, Thoraket sale di livello, abbiamo battuto i due scienziati. E Thoraket si evolve finalmente, vai così. E diventa Incineroar. Vorrebbe imparare Darkest Lariat. Assolutamente sì. Perché ora sei fuoco buio. Quindi questo te lo insegno molto volentieri. Al posto di sfuriate. Ecco fatto. Ora possiamo passare di qui. Prendere questo dubbio disco. E qui abbiamo un altro allenatore. Allora, datemi una full heal qui e una pozioncina qui. Vai. Ah no, ok, era Fabal, non era un allenatore. Bene, finalmente sei qui. Le mie ricerche hanno dimostrato che è molto potente quel Pokémon e ha l'abilità di teletrasportarsi. Ti informerò se troverò qualcos'altro su di lui. La tua lezione, no, la tua classe è laggiù. Ok, andiamo. Quindi questo credo che sia la fine del tour. Mi dispiace che mia madre era troppo occupata per farlo lei stessa, ma spero che sia andato comunque tutto bene. Sei stata molto brava, Lilia. Ed ecco anche Glacial. Un po' in ritardo, vero cugino? Oh, bene, sono sicuro che eri occupato a studiare Pokémon. A studiare il tuo nuovo amico, va bene, ok? A studiare Pokémon con il tuo nuovo amico, che sarebbe Faban, lo scienziato. Bene, spero che tutti vi siate divertiti. Ora torniamo a casa. Bene, a questo punto potremmo già dormire, tecnicamente, ed è quello che faremo. Andiamo a dormire, va. Un altro giorno ci aspetta. Ecco qua. Buon mattino, Glacial. Per oggi ho preparato un piano di lezione molto divertente per te. Cosmog, cosa? Sembra che Nebby, ovvero Nebulino, ci abbia teletrasportati. Ma dove, mi domando? E lo scopriremo dove nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi della Fondazione Eder e del Paradiso Eder. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!